Sapevo che era una partita che non dovevamo sbagliare praticamente nulla, ci siamo cambiati anche di modulo perché gli volevo togliere la fonte di gioco e fare più densità in mezzo al campo. Siamo stati veramente molto bravi, fatti complimenti ai ragazzi perché non è facile venire a vincere a Senigallia, assolutamente, perché è una squadra che è forte e noi oggi con spirito di sacrificio, con voglia di portare a casa un risultato importante è stato decisivo per tutto l'andamento della gara. Hai mischiato le carte, hai messo in difficoltà anche gli addetti ai lavori perché abbiamo cercato di individuare la formazione, ma davvero ci hai complicato le cose. Dimostra che questa squadra ha una enorme metamorfosi in base alle esigenze del momento. Sì, ma è un aspetto molto importante che hai detto. È logico che io ho un roster di giocatori molto importanti e oggi ha giocato Carbonelli che è quello utilizzato meno fino ad oggi, ha fatto una grande partita, poi non l'ha retto fisicamente perché giustamente non gioca una partita da 90 minuti dall'inizio, ma l'abbiamo preparato, noi dobbiamo avere grande rispetto delle squadre che incontriamo. Non significa aver paura, ma preparare la partita in una certa maniera, cercare di metterle in difficoltà nelle loro cose. Perché poi noi abbiamo le qualità poi per andare a fare male dall'altra parte. L'abbiamo preparata molto bene, sono contento, abbiamo lavorato questa settimana con questo modulo nuovo, siamo stati veramente molto bravi. Mister, si torna all'Aquila, le prestazioni migliori, almeno sotto il mio punto di vista, in terra esterna. Cosa vuol dire? Niente, che noi lo schiaffone già l'abbiamo preso, perché col Monte Rotondo abbiamo preso un grande schiaffone. È logico che abbiamo fatto tre grandi partite con Chieti, Campobasso e Senigallia, che saranno le tre squadre che lotteranno per vincere questo campionato, e questo è fatto una domanda molto intelligente, perché poi avendo sempre rispetto di tutte le squadre che incontriamo, perché dobbiamo avere rispetto, è logico che nelle partite dove il nostro andamento determina di più la partita dobbiamo stare molto attenti. Questa settimana sarà molto importante l'atteggiamento, la testa, e dobbiamo arrivarci veramente avvelenati a domenica, perché poi giochiamo in casa, abbiamo fatto due grandi risultati, dobbiamo renderli importanti questi due risultati fatti, quindi dobbiamo fare una grande gara e bisogna vincere. Adaldo Clementi, ho evidenziato la differenza quando ti sei girato in panchina e quando si girava lui, hai davvero una rosa super competitiva, poi quell'asse del Pinto Sarrizzo per un gol meraviglioso. Sì, ma sono contento, quelli che sono entrati sono stati formidabili oggi. Questo vuol dire che iniziamo a essere veramente forti come gruppo, ma ci stiamo cementando da diverse settimane. E chiunque va dentro dà il massimo. Lorenzo Del Pinto è entrato oggi come un ragazzino di 20 anni e ho rivisto veramente Del Pinto di quello che conosco io. Sono contento innanzitutto per lui, ma sono contento per Jacopo Battistoni che ha esordito, sono contento per Persiani che è entrato di nuovo bene, è entrato Alessandretti, Stefano Sarrizzo non è una scoperta perché poi Stefano è un giocatore che lo conosco come le tasche mie, quindi so quello che può dare. Siamo arrivati qua in questa partita con diversi problemini, perché Baci ha avuto dei problemi, Stefano ha avuto dei problemi fino a venerdì e l'abbiamo recuperato, quindi siamo stati veramente bravi. Sono contento, dico quello che ho detto domenica a Campobasso, testa bassa, lavorare, già l'ho detto anche ai ragazzi, bisogna già pensare a domenica. Sicuramente queste sono due vittorie che ti danno veramente grande forza mentale.